Benvenuti o bentornati sul mio canale, ma soprattutto benvenuti o bentornati in questo nuovo video haul. Sì, ho comprato delle altre cose, poche, ho speso poco, lo giuro. Comunque, prima di iniziare a farvi vedere le cosine che ho comprato, se non vi siete ancora iscritti, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per rimanere aggiornati ogni volta che esce un nuovo video e soprattutto mi raccomando lasciate un bel like e commentate facendomi sapere qual è la cosa che vi è piaciuta in assoluto di più. Allora, non so da che parte cominciare. Beh, allora direi di cominciare da Carpisa. Allora, sono due borsine perché qui dentro in questa c'è una cosa che voi non vedrete perché l'ho presa per fare un regalo e quindi rimane chiusa, però vi ho fatto vedere la borsina. Invece qui dentro ci sono due cosine che ho preso per me. Allora, c'era una super offerta, tipo 5 euro al pezzo, poi però se prendevi 3 pezzi spendevi 10 euro, quindi c'era tipo il 3x2, no? Io, vabbè, ho preso questo. Allora, mi sono comprata questa pochette, molto 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 carina. Vedete che bella. Dietro ha una tasca, è in similpelle, ragazzi. Allora, io mi ero ripromessa di non comprare mai più nulla in similpelle perché poi dura quello che dura, nel senso che poi inizia a tagliarsi, inizia a perdere i pezzi. Però, insomma, abbiamo provato, è molto carina, un po' è una fantasia zebrata, però invece che essere bianca e nera è bianca e gialla, un po' estiva forse, però va bene per l'uso che ne deve fare. Però voi direte, vabbè, una pochettina. E no, invece, non è solo una pochettina, ma all'interno c'è una sorpresa perché c'è un taccuino. Qua c'è anche questo al prezzo, no? Meno male. Ecco, c'è questo taccuino sempre tipo pellina, similpelle, con anche il segnalibro e dentro ha questa fantasia, tutta tra l'altro lucida, tutta plasticosa, questa parte qua. E poi sono tutti fogli che ricordano molto i taccuini della Moleskine, perché il colore è quello. Adesso non so se in videocamera rende, ma è sia la consistenza del foglio, forse è, no, è spesso. Mi ricorda veramente il taccuino della Moleskine, quello, insomma, i classici taccuini Moleskine che costano tantissimo. E la cosa molto carina che mi piace un sacco è che qui in basso, in piccolino, in rilievo, c'è scritto Carpisa. Carpisa, molto molto carino. Non so se riesco a farvelo vedere. Ecco, forse così sì. Ecco, secondo me è molto molto carino. Non so se è in metallo. Non lo so. Però insomma mi piace, mi è piaciuta e poi ho detto, alla fine sono due articoli al prezzo di uno, fondamentalmente, quindi top. E poi mi sono presa, giusto perché non ne ho, poi dopo è vuoto, visto che non ne ho, mi sono presa questa mega mega pashmina fularone, che mi piace un sacco, è veramente molto grande, con questa fantasia che non è proprio a righe, ma sembra un po' un Mondrian particolare. Vabbè, un Mondrian no, certo mi sta guardando malissimo. Che ho detto Mondrian. Non Sto ricordo, guardando vero? malissimo per la roba che hai preso. Ma è Roba che non bello! userai mai. Non è vero! Mai. Beh, ti piace questa pashmina? Bellissima. È un po' Mondrian. È piccola però. Com'è È piccola? Ma piccola, un po' più grossa. lo sai che mi piacciono grandi? Sì. Ecco. Quindi questa pashmina adesso, che non c'è né caldo né freddo, guardate, sembra fatto apposta, Beh, vedi? Un insomma, po' né caldo Mondrian né anche il freddo. vestito. Ecco, un po' così, Ah, oppure un sì. po' così, ecco, una giù, una su, Posto. insomma, da lavare. C'era anche con la fantasia così, con sulle zebre, sono stata molto tentata, ragazzi, molto molto, però poi lui è arrivato in negozio, che era andato in bagno, e quindi non ho Nel momento potuto. che io sono andato in bagno, lei ha comprato cose inutili che non avrebbe Non preso è vero! con me lei non le avrebbe prese. Eh beh, insomma, lui è arrivato, quindi non ho potuto continuare a prendere Ah. cose. Anzi, sono stata molto veloce perché sono andata in cassa con
Con queste cose qua, intanto che stavo pensando, ma vorrei prendere anche quell'altra pashmina, cosa posso prendere? Perché voglio l'altra pashmina così. E ho visto lui apparire dalla vetrina e ho detto, vabbè, pago prima che mi possa bloccare. Ecco, quindi è andata così. Ecco, queste sono le cosine che ho preso da Carpisa, eccezione, esclusione del... Ah, comunque questa pashmina costava 9,95 e io l'ho pagata meno. E adesso... Ah, ma Tipo Dio! quanto? Voglio 3 saperlo io. euro. 3,50 euro. Allora, poi, ah, giusto, perché là si pagava il sacchetto, quindi ho detto che non lo volevo. Ho comprato una magliettina da Benetton, questa magliettina qua un po' estiva, però io stavo pensando che anche se qua si apre, perché è aperta, mettendola dentro un pantalone a vita alta con sopra una giacchettina, quando non fa troppo troppo freddo, si può usare anche quando c'è freschino, insomma. Questa magliettina qua, ma gli ho dato il prezzo che c'è scritto qua su. Sono impazzita. 9 euro? Non è da mai pagare così tanto una magliettina, ragazzi. Voi lo sapete. Sì, che mi piaceva proprio tanto il colore, che in videocamera non rende, ma è un verde smeraldo acqua molto molto carino. Vabbè, comunque devo dire che è molto bella. Mi era un po' piccola, però dimagrirò e sarà la mia taglia. Poi elasticizzata, dai. E niente, mi piaceva un sacco. È una taglia M, mi pare. Sì, ho preso una taglia M, ragazzi. Comunque a prezzo pieno costava 26 euro e l'ho pagata 9. Ma ci sta. Però io sono più abituata alle offerte di H&M. Sapete che io adoro il fast fashion. E niente, poi qua cosa c'era? Ah, questo è lo scontrino di Gaudì. Ah, anche da Gaudì mi ha lasciato giù un pochino. E ho preso solo una cosa. Va bene, allora Gaudì ho preso una cosa estiva che però Antonio mi ha... No, non era convintissimo perché secondo lui non lo userò, però alla fine un po' me l'ha approvato perché comunque ha visto che mi stava bene, giusto? Sì. Non sei convinto? No, mi hai detto che mi stava bene anche tu? A Sì, ti stava bene, ma ti sta meglio la magliettina 9 che a euro. 9 Però euro. questo è un vestito. È un vestito blu elettrico! Io adoro il blu elettrico, ragazzi, lo adoro. Allora, un attimo che sistemo qua una faccenda, perché sennò non riesco a farvelo vedere bene. Ah, premetto intanto che sistemo questo vestito, io lo indosserò con una giacchetta, perché io senza maniche non ci sto. Quindi, allora, il vestito è questo. Questo qua si attacca, questa parte qua, molto carina, fatta così, va qua nel collo, tipo giro collo, e dietro si allaccia con questi due bellissimi bottoni blu che hanno dei riflessi che sembrano Ah, in puoi anche madreperla. metterlo Ma al collo. sei Si matto. vede. E poi il vestito è molto 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 lungo, molto svasato, ok? Sul retro, vediamo se riesco a farvelo vedere. Allora, sul retro arrivano queste bretelle, chiamiamole così, dal collo, ok? Dal collo arrivano queste bretelle giù qua, in questa parte con l'elastico. Vedete? Questa parte l'elastico si allarga molto. La taglia, vi dico anche la taglia perché c'era il coso con la taglia quando l'ho preso, l'hanno staccato. Forse qua? Ah, tra l'altro c'era la taglia sbagliata, quindi se io prendevo una taglia più grande mi stava anche meglio. Qui sono a 44. Cioè io sono entrata in una 44, ragazzi. Io, presente io. Non ci sono più le misure Sono di una volta. entrata in una 44, però sul cartellino c'era scritto 46, ma il cartellino l'hanno tolto. Vabbè, poco male, sono entrata in una 44, l'ho preso e l'ho pagato quello che l'ho pagato, anche perché qua c'è scritto che è natural fiber, quindi fibra naturale. Anzi, ecco. Allora andiamo a leggere: 100% cotone. No, vabbè, ragazzi, lavare a mano, non trattare con cloro, non usare asciugatrice, asciugare appeso in ombra, stirare a temperatura massima 110 gradi, lavare 110 gradi? stirare Ah. massimo. Lavare delicatamente a secco in tetracloroetilene, lavare a mano.
Quindi no in lavatrice. Bisogna lavarlo a mano. Perfetto. Vabbè, ma tanto A per me non parte è che un quasi problema. tutti devi lavarli a mano, quindi Eh? quasi tutti i vestiti ormai Sì. ti dicono di lavarli a mano, Sì, anche perché a me non probabilmente. sono. Comunque, ragazzi, a me piacciono un sacco e vi dirò, questo vestito ha la peculiarità che nonostante sia lungo, poi qua sul retro ha questa parte molto carina con un po' di pants, questo è il retro. Allora, questo vestito ha la peculiarità che va giù dritto e non segna, cioè fa proprio tipo sacco, giù dritto. E quindi non segnandomi troppo i fianchi, quindi non facendo vedere che qua è più stretto, giù più largo, così. E andando giù in modo molto naturale, dritto, non mi fa sembrare né un tendone da circo né 20 kg in più. Cioè mi sta proprio bene, mi sta proprio bene questo vestito. A me è Il piaciuto un sacco. Gabibbo blu. Senti, vai a quel paese. mi è piaciuto veramente tantissimo come mi stava per quello. Ho speso la bellezza di 30 euro. no, di meno. 29,90. No, di meno. 26,95 euro. Però, quanto sarebbe costato? Più di 100, mi pare. Costava più di 100 euro sto vestito, prezzo pieno. Quindi dai, ci sta. Cioè, alla fine ci sta a pagare sui 26-27 euro un vestito che ne costava più di 100. Paghi 3-4 euro una magliettina da 20 da H&M, quindi normale che paghi sui 30 euro un vestito da più di 100 da Gaudì. Ci sta, mi piace veramente tantissimo, ragazzi. Non vedo l'ora che torni di nuovo il caldo per poterlo indossare perché è molto, molto leggero, vi assicuro. Però io sono molto contenta del mio acquisto. Fatemi sapere cosa ne pensate voi. Se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per rimanere aggiornati ogni volta che esce un nuovo video. Fatemi sapere nei commenti appunto cosa ne pensate. Io vi mando un bacione e mi raccomando, iscrivetevi. Alla prossima. Ciao!